siamo fermati praticamente qui, ovvero dopo esserci diciamo reincontrati con Barrett, adesso abbiamo scoperto l'identità dell'uomo col braccio e ovviamente il braccio e il fucile come Barrett. E adesso probabilmente andremo a confronto con lo stesso. Quindi vediamo come hanno interpretato questa cosa. Sono abbastanza interessato, se devo essere onesto. Oh, addirittura nuova arma per chi? Per Barrett, penso. Esatto. Mitraglia tribocca. Direi. Oddio, questa sembra proprio un'arena. Anche se in realtà il nemico. Il nemico qua è diverso. Ecco, però c'è la panchina. Quindi vedi, ti fanno riposare. Sono convinto che l'hanno fatta tipo boss fight. Oppure va solo Barrett ora. Lo sapevo, minchia. Fatemi andare da solo. Ok, l'hanno fatta identica. Vabbè, ok, quindi è un combattimento uno contro uno. Vabbè, lo potevo anche immaginare. Ok, sistemiamo Barrett. Di armi non devo fare niente, oggetti non devo fare niente. Dai. Undyne. Ah, vedi, ci sono anche le coperture. Oddio, se combattono qua. No, ma non credo. Dentro il magazzino combattono. Perché poi c'è il dirupo da dove teoricamente Dain si lancia. Dopo ovviamente il combattimento. Ah, addirittura è tutto incatenato. Cioè, ah, perché giustamente Dain. l'hanno rapito. L'hanno rapito. Madonna, è identico a Brian Fury di Tekken comunque. Completamente impazzito. ソルジャーじゃねえのか。てめえ、俺を信者に売りやがったな。違う、そうじゃねえ。やめろ、ドイ。どう。
sta? Oddio. Ore wa omae o tasuke ni kitan da. Ore o tasukeru datte omae ga? Kore kessaku da. Omoshirai koto yuu janai ka, Barretto. Negoto wa shinde kara yuu. Vedi, vulnerabile al fuoco. Mi ricordavo. Che cazzo mi ha preso da dietro il muro? Vedi, vulnerabilità a fuoco. Entra in tensione se subisce una determinata quantità di danni. Quanti PV si riducono? Sfera attacchi più potenti utilizzando le macerie che gli stanno intorno. Ma si può fermare mutilandolo con conseguente tensione. Minchia, ha preso bello in pieno. Niente, mi prende da anche dietro il muro. Ma mi sono messo le cure, eh? Non mi sono messo le cure, quindi dovrò utilizzare le pozioni. Va bene. Bello che la ricarica subito sovraccarico, è una figata sta mossa. Bello, mi sono messo davanti. Ah, certo, lo distrugge effettivamente. Dine. Hanno fatto una bella boss fight. Bisogna fare attenzione ora. Scampato. Quindi la cosa più importante, mi sono dimenticato le cure.
Mari. Ma che cosa? Che cazzo dire con Gundam? Ma che cazzo? Ecco, questa è una cosa completamente nuova. Aio! Che cazzo? Minchia, giro, bastardo. Ehi, bella difesa down. Oh, bello, vedi, hanno messo anche delle robe nuove. La novità. Oh oh. Le mine. Ovviamente non sto utilizzando le barre ATB perché le sto risparmiando. Minchia. Cazzo, è diventato un Souls. Era appena sistema. Se non li ho letti bene. Oh. Pensavo di togliergli un po' di più, sinceramente. Non ho fatto il parry perfetto. Però questa meccanica del braccio suo che si diventa tutto un Gundam. Dai. Uarida. To. Nani mo watsai ne daro ga. Dattara ore o korose. Ecco. Sore de oai ni shite kure. バレット。来るな。お前だけ死んで楽になろうってか。なんだよそれ。ああ。俺を助けるんじゃなかったのかよ。俺は。 昔から変わらねえ。お前はうまくいかねえとすぐ諦めるんだ。許してくれダイン。俺がバカだった。もっと他に道はあったはずだ。それなのに。
耳が膨らんだ。大将はでかかったよな。でもよ、頭の中で声が響くんだよな。エレノアの声がよ、あんたバレットを恨んじゃダメ。あの人に罪はない。じゃあ誰が償ってくれるんだ。 殺せば殺すほど俺の心も死ぬ。心の中は真っ暗だ。ああ、もう死んじまいたい。でもそれができねえんだ。なんでだよ。エレノアもマリンもいねえ世界に何の未練もないはずなのによ。 マリンは生きてる。4歳だ。ミッドガルにいる。マリン、目がエレノアにそっくりだ。 爆発事故の後、俺は抜け殻だった。ミーナを失って、お前も死んだと思ってた。後悔と罪悪感に押しつぶされる寸前だった。そんな俺が動き出せたのはマリンのおかげだ。燃え落ちる寸前のお前ん家で泣いていたのを助け出した。 それからマリンが俺の生きる目的になった。だから俺から奪ったのか。俺がどれほどマリンを愛してたか知ってたよな。それなのに。そうじゃねえ。お前は俺の愛するものを全て奪っていく。 マリンのところへ行こう。一緒に恨むぞ。バレット、マリンがいることをどうして教えやがった。ダイ、 Madonna, queste scene sono fortissime viste così. Veramente belle, belle, belle. Cioè, sono con i brividi. Shimmy.
Però aspettate un secondo perché devo rimettere a Cloud. Ok. Anche se c'è la materia elementale che la potrei effettivamente dare. La potrei dare a Cloud in questo caso, però. Qua dietro cosa c'è? Niente, un cazzo. Ma non ho cominciato da tanto in realtà, eh? Perché ho perso tanto tempo a parlare, diciamo, dell'introduzione, quindi è il tempo che ho fatto praticamente la boss fight, perché ho fatto la boss fight e basta. Ecco allora a cosa serviva l'arena. Qui ora c'è l'altro combattimento. Oh, gelato di sale? Kingdom Hearts? Sale marino? Giustamente anche noi dobbiamo fare una boss fight normale. Oddio, il robottone di Palmer qui. Ovviamente debole a tuono, che è una macchina. Ovviamente debole a tuono. どうなってるの？ここで仕掛けて。
Ecco, vedi ora le zampe. Chiaramulo spostato come Summon. Dal punto di vista di Battle System ha fatto un salto in avanti Rebirth incredibile. Cioè, veramente bello. Bello, bello, bello. L'unica cosa che al momento ho odiato è stato il minigioco degli addominali e basta. Ma per il resto... Ecco, Eris che già è pronto. Ma proprio gameplay pad alla mano è incredibile Rebirth. Cioè, con il, cioè il remake era già figo, era già bello e, ed era difficile migliorarsi secondo me, ma ci sono riusciti. Ci sono riusciti alla grande. Il bracciale ora gli devo. Beh, allora posso usare il buggy. Che figata.
責任を持って埋葬しよう。助かる。そうとなれば脱出。園長、こんなことしてええんですか？ゲストの安全を守るのは園長の務めだ。君たちがミッドガルで何をしたにしろ、ゴールドソーサーでは関係ない。Madonna quanto cazzo è grosso, Dio. Ma dai, stiamo a sovini chi sta mai. È lui che si è fatto male. Perché Cloud ha una forza incredibile, anche se è mingherlino, che uno lo vede, diciamo, più secco. In realtà è dopato a bestia. Perché è infuso con la Mako più le cellule di Genova. Oh. Attenzione, Kite che si mette su Tifa. Ora finalmente posso esplorare Corel. Perché mi serviva il buggy. Zem, se onda. Ma probabilmente lo facciamo, cioè me lo faccio poi per conto mio. Ho solo paura che ora entrando al Cosmo Canyon devo necessariamente seguire poi la questline principale, come nell'originale, che poi non mi fa uscire per un tot perché il buggy si rovina. Cioè vediamo se è la stessa cosa. Guardate che bello il buggy. All'aperto, tutto decappottabile. Oh. Al Kogan. Contro One Punch Man. Oddio, c'è l'inseguimento. Ora gli devo sparare mentre guidano col buggy. Buco in fuoristrada. Le forze Shira vi stanno inseguendo. Per farla franca bisogna affrontarle dal fuoristrada che vi ha regalato Dio. Mira, sensibilità mirino, sterza. Addirittura sterza, non devo sterzare. Spara, ricarica e sovraccarico. Ah, c'è pure la ricarica. Che figata. Ah, con quadrato devo sparare. Oddio, stavo sparando con R2. Che si muove. Ah, è perché devo evitare i missili probabilmente. Ecco, vedi, devo evitare. Oh.
Devo fare fuori i granatieri. Cioè vedi, anche un minigioco come questo comunque sia. Che alla fine questo è paragonabile a un minigioco. Palme. Minchia. Devo spostare leggermente dopo. Così, senza paracadute, si è buttato. Ale! Ginocchio d'acciaio. Ciao Elena, è un piacere. Anche per questa volta. Impazzito totale. Mm-hmm.